commentare non tanto per aver perso i rigori, ma per quello che è successo prima, che credo che sia veramente una cosa vergognosa. No, guarda, io voglio ringraziare tutti quanti, i ragazzi e la società, questi tifosi splendidi, però posso anche smettere di allenare, non me ne frega più niente, sinceramente, perché quello che ho visto oggi è veramente vergognoso. Un arbitro che ha fatto diventare una partita normale di calcio, una partita giocata bene da tutte e due le squadre, una partita dove ha voluto fare il protagonista e ha veramente rovinato una partita di calcio. E essere preso in giro così, penso che è vergognoso, è stato veramente vergognoso. Io posso anche smettere, come ripeto, non mi interessa, mi daranno un anno, due anni di squalifica, tre anni, non mi interessa. Io penso che quello che è successo oggi in campo ha del ridicolo e del vergognoso. Ecco, lei era in campo, ma che cosa ha detto l'arbitro anche sul fallo di Puglia, dove l'impressione è stata questa: il fischio del direttore di gara, che non sapeva, però guardava l'assistente per decidere se era rigore o punizione dal limite. L'assistente gli ha fatto cenno di no, cioè che secondo lui non c'era fallo. A quel punto è sembrato un attimo, ha cacciato il giallo e ha ammonito. Lo so, dalla panchina, dall'alto, dalla panchina si vede onestamente che Puglia salta l'avversario e viene tirato per la maglietta. Adesso se era calcio di rigore o punizione, questo non te lo so dire, però addirittura viene espulso un altro giocatore, mi sembra un po' esagerato. La cosa che mi ha dato fastidio è il segnalino, che non ha fatto un cenno, non ha fatto niente. Come ripeto, io posso anche prendere un anno di squalifica quest'anno, ma posso anche smettere di allenare, perché sinceramente quello che ho visto oggi c'ha del vergognoso. È stato veramente ridicolo, è stato veramente vergognoso, perché abbiamo subito tre espulsioni, non so quella di Nicolosi che abbia detto, ma quella di Cucù addirittura rosso diretto, quella di Puglia due ammonizioni. Come ripeto, mi dispiace per la tifoseria, mi dispiace per questi giocatori fantastici, mi dispiace per la società, mi dispiace per quelli che hanno lavorato con me. Io, come ripeto, forse non allenerò più, non mi interessa, sinceramente quello che ho visto oggi è veramente del ridicolo, veramente del ridicolo. Grazie mister. Quel gol a freddo l'aveva un po' innervosita, non si è accesa, comunque si è accesa a sprazzi la luce di vicino di napolano, quelli su cui doveva essere un po' appoggiata la manovra, insomma. All'inizio non era stato il migliore, però era stato piano piano recuperato, ha avuto delle occasioni, quella con Bassi nel primo tempo, quella di vicino, poi alla fine però è arrivato questo pareggio quando non ci si credeva più, poi purtroppo la lotta di permette di dire una cosa, voglio ringraziare tutti quanti, la società, i giocatori per quello che hanno fatto quest'anno, i tifosi che sono stati splendidi, eccezionali. Nel primo tempo sì, abbiamo fatto fatica un pochettino, però se andiamo a vedere abbiamo due tre palle gol, perché una con Pazzi, una con Marini, anzi forse quattro, una con Mengo sulla linea di porta e un'altra di testa con Cucù. Loro sul primo tiro ci hanno fatto gol, sull'unico tiro che hanno fatto nel primo tempo ci hanno fatto gol. Sicuramente una buona squadra, una squadra organizzata, lo sapevamo, però se c'era una squadra che doveva vincere oggi era la San Bettese, per quello che ha fatto vedere in campo perlomeno. Loro hanno fatto sì qualche ripartenza, ma si sono solo difesi, hanno cercato di sfruttare il gol iniziale. Un applauso a questi ragazzi e, come ripeto, ringrazio tutti, i giocatori, staff, tutti quelli che hanno lavorato con me. Quest'anno è stato un anno fantastico. Al di là di quello che succederà, prenderò, non lo so, tre giornate di squalifica, tre anni di squalifica, un anno di squalifica, non mi interessa. Quello che ho visto oggi da parte della terna arbitrale è stato veramente vergognoso. Veramente vergognoso, perché cacciare tre giocatori, non so, forse Nicolosi, non so quello che ha detto, ci può anche stare, ma gli altri due è veramente ridicolo. Da una punizione a favore nostro, punizione o rigore, non so su Puglia se fosse punizione o rigore, ma il fallo c'era tutto. È stato ammonito ed espulso, quindi questo significa che veramente sono stati oggi, hanno fatto qualcosa di vergognoso, e quello mi dispiace, perché hanno rovinato una partita bellissima, una partita che le due squadre si stavano giocando a viso aperto. L'arbitro ha voluto fare il protagonista e ha rovinato una gara che era tutt'altro che nervosa e cattiva. Grazie. Hai detto l'arbitro protagonista, è proprio quello l'errore di oggi. Ma come ripeto,
L'arbitro, non lo so, ha voluto fare il protagonista, ha voluto non so che cosa, una partita tranquilla, uno spettacolo bellissimo dove tutte e due le squadre stavano facendo la propria partita, cercavano di vincerla. E l'arbitro ha voluto, non lo so, incattivirla, buttarla, non so su che cosa, perché ha preso delle decisioni veramente che hanno del ridicolo. Quindi, come ripeto, io ringrazio tutti i giocatori, tutti quanti, e al di là di quello che accadrà, per me sono stati 3 anni bellissimi, e ringrazio veramente tutti di cuore. Che è un messaggio di addio tuo? No, messa non è nessun messaggio di addio, perché quello che ho visto oggi mi ha dato molto fastidio. Io sicuramente ho avuto una reazione eccessiva, però quando ti giochi qualcosa di importante e vedi una terna arbitrale che cerca di rovinare in tutti i modi una partita tranquilla, serena, dove tutte e due le squadre stavano cercando di fare il bottino pieno, veramente mi dà fastidio. Poi l'arbitro è venuto da me subito cacciandomi, non sapendo neanche cosa stavo dicendo e stavo facendo, quindi significa che voleva fare il protagonista. Secondo me ha voluto fare il protagonista e l'ha fatto fino alla fine. Che cosa vuoi dire alla tua squadra? Ma ragazzi, sono stati fantastici, li ringrazio per quello che hanno fatto quest'anno. Quello che hanno fatto quest'anno, sono stati grandiosi e sono stati veramente fantastici. E quindi ringrazio tutti loro per quello che hanno fatto, ringrazio la società e soprattutto questo pubblico stupendo per quello che ha fatto.